mamma mia, ho parlato anche direttamente alla stessa Boccia, che adesso sta cercando di prendere gli ultimi momenti di notorietà, perché sa perfettamente che ormai alla frutta già è durato tanto, è durato anche troppo per i miei gusti. Mazza che vento, però è bollente, uno scirocco incredibile. Che è sto casino? Ah già, le feste di settembre stanno per cominciare. Ah beh, anzi, quest'anno sono cominciate già nettamente in anticipo. Perché dico questo? Perché casca tutto nel weekend, grazie a Dio. Quanta roba, quanta gente, quanto delirio. Andate là dietro, andate qua, andate. Adesso è tranquillo, però andando più su, ci sono i grandi locali, vedete quanto casino c'è. Comunque in lacrime, insomma, Giorgia Meloni, dicono che sono lacrime fasulle, sono lacrime al vento, che in realtà, a proposito di vento, in realtà Boccia dice che è tutta una falsità veramente imbarazzante, secondo lei, no? Ma perché la Boccia deve commentare continuamente? Io non capisco cosa vada a commentare per forza. Ho capito, sta cercando di avere gli ultimi momenti di notorietà. Non è che per forza uno non possa piangere in memoria appunto del ministro, in questo caso appunto il ministro San Giuliano, perché la sua è anche una questione personale che si era andata a cercare molto molto particolare. Però questa roba che dice la Boccia, che in realtà sono lacrime al vento, che in realtà sono falsità, io veramente credo che adesso lei non sia veramente, non sappia veramente che pesci pigliare. Non lo so voi come la pensiate, però la Meloni in conferenza stampa ringrazia San Giuliano, presente il nuovo ministro. Torniamo che Alessandro Giuli si è messa a piangere un momento, cioè a piangere, è scesa qualche lacrimuccia. Non ci può essere magari anche il rapporto umano oltre a quello politico? Che alla fine San Giuliano si vede una brava persona, ma non è stato tanto bravo con sua moglie, è manco con se stesso.